Buongiorno Presidente, grazie di essere con noi. La chiamiamo perché ieri c'è stato un passaggio importante. Allora, ricordiamo che la Fondazione Cassa di Risparmio, il Consiglio Generale della Fondazione, ha approvato il documento programmatico previsionale e quindi insomma si parla anche di quello che la Fondazione può mettere a disposizione del territorio. Sappiamo che non è un momento semplice anche per insomma, la situazione della banca, ma prima di tutto, Presidente, vorrei partire da qui, proprio da questa, se non sbaglio, unanimità che è arrivata per questo documento. Sì, io sono molto contenta e soddisfatta perché dopo tanto tempo finalmente sia diciamo, tutti gli organi della Fondazione, cioè sia il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed anche l'Assemblea dei Soci, ha approvato all'unanimità questo documento programmatico per il 2017 che non è un documento previsionale facile e diciamo, in linea con quello che era la tendenza degli ultimi anni, perché penso che chi l'ha visto lo possa vedere, notare immediatamente, c'è stata una forte contrazione sia nell'erogazione ma di conseguenza anche in tutti gli oneri di gestione. Ma questo è dovuto principalmente alla presa di coscienza della situazione attuale, sia di contesto territoriale, sia di contesto bancario e anche di prospettive per la Fondazione. Quindi diciamo che abbiamo dovuto tenere in considerazione tutti questi elementi e in coscienza tutti quanti hanno diciamo, apprezzato e valutato quello che poteva essere lo sforzo minimo, indispensabile e necessario per riconfermare una presenza sul territorio che in questo momento deve essere più contenuta in termini di erogazione, ma probabilmente in prospettiva, dare la possibilità di mantenere una continuità nel tempo di questi interventi. Sì, perché i numeri li ricordiamo rapidamente, si parla di uno stanziamento di 660.000 euro per il 2017, l'anno precedente la cifra era decisamente più elevata, 1,5 milioni, e poi comunque era in Esatto, contrazione c'era una rispetto. contrazione rispetto agli anni passati, come ricordava il Presidente. Molto. Presidente, una, dice lei giustamente, una presa di responsabilità di fronte ad un cambiamento in essere che ancora non si sa bene, insomma, dove andrà a terminare, dove andrà a parare, utilizzando insomma questa parola. Tra l'altro, Presidente, lei è entrata insomma alla guida della Fondazione, In uno dei forse, momenti più esatto, complicati. forse nel momento più difficile. Sì, sicuramente sì, diciamo in un momento non facile, diciamo che la Fondazione negli ultimi anni, diciamo in linea anche con la situazione della banca, ha attraversato momenti molto difficili, quindi diciamo che già sapevo e anche il mio predecessore ha passato momenti non facili. Sicuramente adesso siamo al dunque di tante vicende e sicuramente adesso è un momento più difficile. Diciamo che a me piacciono le sfide e io non mi sottraggo a quello che possono essere le necessità, gli impegni e l'affrontare qualsiasi situazione, perché noi dobbiamo molto, noi dobbiamo non dimenticarci che in questo momento noi dobbiamo molto alla banca, a quello che ha fatto in questi 176 anni nel territorio e in questo momento dobbiamo restituirle un po' quello che è il nostro sostegno e il nostro contributo. Diciamo che con questa frase, a lei piacciono Esatto. le sfide, mette un po' a tacere anche tutti i rumors che c'erano stati negli ultimi giorni, anche che paventavano possibili dimissioni, insomma, tutte voci, niente di più. Oppure ci ha Sì. pensato, Presidente. Ma no, chiaramente ho sentito queste voci, ma io vorrei tranquillizzare tutti quanti, nel senso che capisco che le scelte difficili comportano anche momenti di rottura, di difficoltà e diciamo posizioni anche contrastanti. Però io sono convinta e sono certa che quello che stiamo facendo è nel pieno rispetto del ruolo e del mandato che ho ricevuto, che il nostro Consiglio di Amministrazione ha ricevuto. È chiaro che nel momento in cui ci si trova di fronte a fatti che vanno a toccare, diciamo, a livello personale, alcuni dei membri dell'Assemblea, ci si trovi a dover scegliere tra l'interesse personale e l'interesse, diciamo, di difesa del patrimonio di tutti, perché in realtà noi abbiamo in mano un oggetto che deve
permettere al territorio di svilupparsi e di andare avanti. E quello che abbiamo ricevuto, l'abbiamo ricevuto grazie ai risparmi e al lavoro di tanti cittadini riminesi che hanno investito nella banca. Quindi noi prima di tutto dobbiamo salvaguardare questo. È chiaro che questo spesso, o almeno in questo frangente, non si sposa con gli interessi personali di qualcuno. Ma devo dire che chi mi ha eletto sapeva benissimo e chi mi conosce sa benissimo che non avrei potuto fare diversamente. Presidente, ricordiamo tutto quello che è davvero la Fondazione in questi anni. Io cito solo alcune cose, mi viene in mente, insomma, a livello concreto, la realtà del castello, insomma, ma mi viene in mente L'università, l'università, mi viene in sì. mente, insomma, anche la riqualificazione del Tempio Malatestiano. Insomma, davvero potremmo citare Esatto. grandi opere, al di là di quello che poi veniva stanziato ogni anno per il sociale, per la cultura. Su questo, insomma, ci sono chiaramente dei ragionamenti da fare. Ad esempio, sul castello è notizia proprio della settimana scorsa, anche noi ne abbiamo parlato. Ci sono dei ragionamenti avviati con l'amministrazione, giusto, Presidente? Ce li conferma? Sì, certo. Avete visto che l'amministrazione sta portando avanti questo progetto di questo museo Fellini e comunque di questa città che deve in qualche modo riconoscere e celebrare Fellini. Noi siamo molto contenti e onorate che in questo progetto noi possiamo in qualche modo contribuire con l'oggetto che ci è stato dato in consegna in questi 18 anni e che oggi può trovare una destinazione degna di quello che è e anche di celebrazione di quello che è Fellini nel territorio. Quindi sicuramente nei prossimi tempi ci sarà un prosieguo di questo dialogo per dare una nuova realtà a quello che è il Castel Sismondo oggi. Noi siamo stati solo onorati di averlo avuto a disposizione e di averlo potuto riqualificare per permettere che all'interno di questo contenitore si potessero svolgere importanti mostre, importanti eventi che hanno dato, se vogliamo, un risalto e una nuova rinascita culturale di Rimini in questi ultimi 18 anni. Presidente, che futuro vede per la È la Fondazione? grande domanda che si fanno tutti, anche perché ricordo qualche tempo fa, insomma, forse è passato più di un mese, ma sappiamo come stanno evolvendo velocemente le situazioni, anche se poi quelle che noi sappiamo sono sempre probabilmente solo la punta dell'iceberg, però fino a poco tempo fa si diceva che quella della fusione tra più istituti bancari poteva essere una buona strada. Oggi invece, anche stando poi alle dichiarazioni che a mezzo stampa anche il presidente della banca Bonfatti fa, in realtà si sta guardando ad altro, sembra che la fusione non sia più fattibile, ma ci sia la possibilità di essere acquisiti da un grande fondo, quest'idea del fondo interbancario che resta come ultima ratio, di fronte a tutto quello che sta succedendo. Considerando che, insomma, i due destini sono in qualche modo correlati, ecco. Esatto, e soprattutto sappiamo che il destino anche della fondazione e del suo patrimonio molto dipende da questo, no, Presidente? Sì, è già stato detto in precedenza, più dell'80% del patrimonio della fondazione è legato ai destini della banca, quindi diciamo che c'è uno strettissimo legame tra i due soggetti in questo senso. Beh, noi quello che abbiamo fatto, che è stato fatto negli ultimi anni, che si sta facendo in questi mesi, è quello di supportare la banca in questo processo, diciamo, di destinazione a nuovi scenari, nuovi scenari che possono permettere alla banca di trovare, diciamo, un futuro, una conformazione diversa rispetto a quello che è stato fino ad oggi, perché sappiamo che questo non è più possibile. E la Fondazione si trova in questo momento anche lei a dover, decidere quale deve essere il suo ruolo. Ecco, il suo ruolo in questo momento, che probabilmente nel prossimo futuro dovrà essere quello di favorire relazioni e fare molto più rete in quello che sono i progetti, le attività che lei ha sempre seguito, quindi a livello culturale, a livello sociale, a livello educativo, eccetera, favorire le relazioni tra i vari soggetti nel territorio per sviluppare nuove attività. Quindi magari
un ruolo meno importante dal punto di vista economico e forse anche in questo momento non necessario, non opportuno, ma favorire lo sviluppo di una rete di relazioni e portare avanti e sponsorizzare progetti. Quindi Faccio un lei esempio. dice, Sì. è a rischio forse il patrimonio che la Fondazione ha potuto gestire a favore del territorio, dovrebbe però rimanere intatto il suo valore di creare per il territorio invece un'unità, una sinergia, cioè quindi di Sì, propulsione, ecco, volevo utilizzare questo termine. propulsione. Guardi, le faccio un esempio. Noi proprio oggi pomeriggio alle ore 17, presenteremo due bandi che sono stati promossi dall'ACI, l'Associazione delle Fondazioni Bancarie, dove sono stati stanziati 120 milioni in 2 o 3 anni, bandi nazionali e bandi anche regionali. A favore della lotta per il contrasto alla povertà educativa infantile, quindi per la fascia tra gli 0 e 6 anni e la fascia dagli 11 ai 17 anni. Quindi c'è un impegno su questo tipo di iniziative, ma quello che possiamo fare oggi è quindi diciamo, la possibilità di riportare anche sul territorio risorse importantissime. Mi pensi che i progetti a livello territoriale hanno una taglia da minimo 250 mila euro fino a massimo di 1 milione per progetto. Chi riesce ad assegnarsi questi bandi. Noi oggi promuoviamo e proponiamo questo tipo di iniziativa e il nostro obiettivo è quello proprio di raccogliere insieme le varie realtà territoriali, pubbliche, private, educative e sociali che possono essere interessate a questo tipo di progetti. Consideri che questi sono bandi che hanno come prerequisito l'obiettivo di mettere insieme più soggetti, quindi possono partecipare solo soggetti che si mettono insieme in due o più. E quindi il nostro ruolo è proprio quello di favorire la conoscenza di questo tipo di iniziative e la relazione e l'unione di questi soggetti. Portare a Questo è Rimini i quello che. soldi anche, insomma, che stanno circolando su questi temi. Prima il Presidente accennava al grande tema dell'università. Sappiamo quanto la Fondazione sia fondamentale per l'esistenza, per la nascita a Rimini dell'università, ma anche direi Per il prosieguo per il prosieguio dell'attività. dell'attività. Come la vede da quel punto? So che lei è molto sensibile su questo tema dell'università. Come la vede? Ma tutti sappiamo che la Fondazione è sempre stato, diciamo, è stato l'ente promotore, è stato il soggetto che negli anni ha sviluppato e ha voluto fortemente la realtà universitaria qua a Rimini e la sta portando avanti. È chiaro che oggi, alla luce di oggi, anche alla luce della situazione in cui si trova la Fondazione, le disponibilità che ha, deve anche in questo senso riuscire ad uscire dall'essere l'unico o uno dei pochi soggetti che sostiene questa iniziativa, ma bisogna che in questo momento favorisca la presa di coscienza di quello che è l'università, il valore dell'università economico, culturale soprattutto, il sviluppo per il territorio dell'università e non solo farlo percepire agli altri, ma fare in modo che altri attori sul territorio facciano propria questa iniziativa e quindi l'obiettivo è anche quello di coinvolgere maggiormente anche come soggetti promotori e sostenitori di questa iniziativa anche altri soggetti, ma non solo per un'esigenza economica, ma perché credo che ormai sia chiaro a tutti il valore che ha l'Università Rimini in questo momento. Ci sono iniziative sulla moda, sul wellness, sul diciamo, lo sviluppo del tempo libero su cui l'università sta puntando e che sta diventando un'eccellenza per l'Università di Bologna anche a livello nazionale. Su questo vogliamo fare in modo di non essere gli unici soggetti che ci credono, ma fare in modo che ci siano anche altri soggetti che si vogliono coinvolgere e portare avanti questa iniziativa. Ma quando pensa, quando dice questi soggetti, a chi pensa? Mondo istituzionale, imprenditoriale, realtà, di che tipo? Entrambi, Entrambe. entrambi perché io credo che ognuno tragga vantaggio dal punto di vista anche di ritorno, se vogliamo, di know-how e di capacità che si porta a casa, sia come soggetti e persone formate e capaci
di essere i nuovi soggetti economici e territoriali del futuro, allora chi ottiene questo ed è beneficiario di questo bene deve in qualche modo sostenerlo, che siano istituzioni pubbliche, che siano imprenditori, che siano soggetti bancari, chiunque sia. Presidente, posso permettermi un'ultima domanda? Visto che insomma, noi leggiamo poi sui quotidiani anche delle dichiarazioni, come sta vivendo questo momento dove diceva anche lei prima, no? Quando ci sono le difficoltà è più facile che nascano anche delle frizioni, anche un po' sembra un po' il distacco tra la fondazione e i vertici della banca, insomma, come la vive e come vede anche invece di poter camminare insieme verso un unico obiettivo? Ma guardi, io devo dirle che in verità da quello che leggo sui giornali rimango sempre molto sorpresa, anzi non finisco mai di stupirmi, perché in realtà con la banca, pur nel rispetto ognuno del proprio ruolo, perché lei sa bene che ognuno ha un obiettivo e un compito diverso, ma il nostro centro di interesse è lo stesso, io mi sono sempre trovata in sintonia e in perfetta armonia con i vertici della banca e si sta lavorando verso lo stesso destino, quindi quando si sta lavorando insieme in armonia io credo che è chiaro che su certi argomenti si può non sempre pensare allo stesso modo, ma c'è sempre un dialogo che diciamo annienta qualsiasi lato oscuro che possa emergere su un tema piuttosto che l'altro. Io devo dire che c'è un rispetto del ruolo di ognuno e una stima di fondo che permettono in questo momento di valorizzare al massimo quello che è l'obiettivo che abbiamo comune di salvaguardare la banca e quindi di conseguenza anche il territorio. Quindi io devo dire che spesso rimango sorpresa da quello che vedo scritto, anche perché spesso si cerca di prendere diciamo una virgola, un elemento irrilevante come spunto per evidenziare un contrasto che oggi assolutamente non E anzi, che probabilmente non serve fomentare, c'è. vista No, sì, vista la il situazione. momento No, ma così delicato. siamo tutte persone ragionevoli, adulte, cioè in questo momento non serve a nessuno, non è utile per nessuno questo, e lo sappiamo benissimo tutti A suo quanti. avviso, quando si capirà che cosa Cosa accadrà succederà? alla Esatto. Quali banca? potrebbero essere i tempi, a suo avviso, anche per far sì che poi vengano tutelati degli interessi oppure non dipende da noi, cioè dipende appunto da questi grandi gruppi che a questo punto devono decidere se Banca Carim è davvero così appetibile come sembra. Io per quello che posso sapere, ecco, diciamo che non è nelle nostre mani, nel senso che voi sapete che c'è stata un'ispezione, quindi questa ispezione è vero che si è conclusa, ma si è in attesa di una relazione che non si sa quando sarà disponibile, presumibilmente, visto che è stato detto verso la fine dell'anno, e finché non è chiaro l'esito, diciamo, in termini di indicazioni che emergono da Banca d'Italia, e finché appunto questi grandi gruppi e questi soggetti, fondi, eccetera, non fanno il loro percorso, non possiamo dire. Io credo che se si va nella direzione citata un po' negli ultimi giorni, può darsi che una soluzione concreta si possa avere già nel giro di qualche mese. Se invece questa non dovesse andare avanti, si dovesse cercare altre soluzioni, è chiaro che ci vuole un pochino più di tempo, però io credo che diciamo, entro la primavera sicuramente una soluzione si dovrà trovare.